La fede anche noi guida, e noi dietro il suo lume sicuri seguiamo il cammino che ci conduce a Dio, alla sua patria, come i santi magi guidati dalla stella, simbolo di fede, giungono al luogo desiderato. Pace e bene a tutti, fratelli miei e sorelle. E ci avviciniamo sempre, come vedete, di più al Santo Natale. E oggi Padre Pio ci esorta ad avere come compagna, per capire bene il Santo Natale, la fede. Ecco, è importante la fede. Senza la fede noi non possiamo capire il bambino di Betlemme. Non possiamo capire questo Dio che era stato annunciato dai profeti tanti secoli prima, che oggi si fa bambino per noi. Il Padre San Francesco l'ho ricordato anche in questi giorni, lui che vuole istituire a Greccio il presepe vivente con dei personaggi veri, e lì istituisce il primo presepe in quella grotta di Greccio a ridosso del convento dei frati minori. Vuole rivivere quello che la Madonna Poverella e San Giuseppe hanno vissuto a Betlemme, nell'indigenza, nella povertà. Ma che cosa hanno vissuto questi poveretti? Hanno vissuto che cosa? Sono vissuti nella fede, perché la Madonna, quando partorisce questo bambino nella grotta di Betlemme, è la fede, come lo ha concepito nella fede, prima di tutto, dice Agostino, e anche San Giuseppe, la sua fede nel sapere che la sua sposa concepiva e partoriva tutto per opera dello Spirito Santo. Padre Pio oggi parla di fede e soprattutto dice che è quella fede che conduce a Dio, che ai magi, soprattutto ai santi magi, ecco, guidati dalla stella. La stella è simbolo della fede, e con quella stella giungono al luogo desiderato. Ecco, in questi giorni che sempre di più ci avviciniamo al Santo Natale, dobbiamo domandare il dono della fede. Signore, dammi la fede. Ecco, vedete, dobbiamo diventare proprio bambini per capire il Natale, altrimenti non lo capiremo mai. Oggi noi non siamo più capaci di stupirci davanti a nulla. Siamo diventati tutti complicati, chissà perché. Chissà perché invece Padre Pio, nella sua grandezza spirituale, ma nella sua semplicità, ci fa capire la dolcezza e l'amore che aveva verso il Santo Natale. Facciamo il presepe nelle nostre case e sostiamo davanti al presepe, come ho detto in questi giorni, per poter contemplare questo bambino, per capire, ecco, l'umiltà di Dio, Dio così grande che si fa piccolo per noi, bambino, a freddo, viene coperto, piange, e viene curato dalla mamma, ha fame, viene allattato dalla mamma, come tutti i bambini. Il Signore Gesù è venuto a condividere tutto con noi, eccetto il peccato. E Padre Pio guardava l'umanità di questo bambino. Ecco perché ci esorta la fede. Il lume della fede ci aiuta a capire Betlemme. Pace e bene a tutti.